I get up with the wind. Today I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. Start to fight. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rating News, le principali notizie della giornata. Manovra inizia la corsa ai decreti attuativi. Autostrade, aumenti congelati per 6 mesi. Carige, terremoto ai vertici. Fondi e MiFID 2, mazzata per reti e consulenti. Borsa, rischio fuga da Piazza Affari. Mattone di Stato in svendita. Lo sprint per l'approvazione della legge di bilancio è concluso, quello per licenziare i decreti attuativi inizia ora. Tra provvedimenti, regolamenti di diversi enti e decreti ministeriali servono 161 misure per rendere operativa la manovra. Entro il primo mese dell'anno servono i decreti per mettere in pista reddito di cittadinanza e quota 100, attesi sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra il 10 e il 12 di gennaio. Ma non solo, attendono i provvedimenti attuativi anche misure come la tassa sul commercio online, gli indennizzi ai risparmiatori colpiti dai crack bancari e gli incentivi previsti per l'acquisto di auto non inquinanti. Il ministero più carico di lavoro sarà quello dell'economia, con un fardello di 26 norme da realizzare. Inoltre, già si parla di modifiche al testo della manovra allo studio da parte del governo, di cui almeno una pare essere sicura, ovvero la cancellazione dell'aumento IRES sul terzo settore, già promessa dall'esecutivo giallo-verde. Misura caldeggiata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo discorso di fine anno. Autostrade per l'Italia blocca per 6 mesi gli aumenti previsti ai pedaggi sulla propria rete. Per il momento, dunque, salta il balzello dello 0,81% che doveva diventare operativo dal primo dell'anno, almeno per il 90% delle autostrade italiane. Non erano previsti aumenti per le altre società del gruppo Autostrada Tirrenica e Autostrade Meridionali. Restano in vigore, invece, i rincari del 6,32% sul raccordo autostradale della Valle d'Aosta, dal quale però sono esentati residenti e pendolari, e l'aumento dell'1,82% sulla tangenziale di Napoli, ma solo per i mezzi pesanti. Sarebbe stato l'amministratore delegato dimissionario Giovanni Castellucci a portare in CDA la proposta per il congelamento delle tariffe. Un gesto che intende aprire un canale di dialogo con il governo dopo il gelo calato su Autostrade per l'Italia in seguito alla tragedia legata al crollo del ponte Morandi di Genova. Svolta clamorosa nella vicenda di Banca Carige. La Banca d'Italia, d'intesa con la BCE, ha azzerato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della banca genovese e ha deciso la nomina di 3 commissari, ponendo così l'istituto in amministrazione straordinaria. La decisione è stata presa dopo che l'azionista Malacalza, detentore della maggioranza relativa di Carige, ha rifiutato di sostenere l'aumento di capitale della banca. Secondo le indiscrezioni di stampa più accreditate, come commissari dovrebbero essere nominati il presidente dimissionario Pietro Modiano, l'amministratore delegato Fabio Innocenzi e Raffaele Lener, docente della LUIS, mentre il comitato di sorveglianza dovrebbe essere composto da 3 membri, l'avvocato e docente universitario Gianluca Bracadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti. L'iniziativa di Banca Italia è avvenuta ai sensi dell'articolo 70 del testo unico bancario, che assegna all'autorità di vigilanza il potere di scioglimento degli organi quando si riscontrano violazioni e irregolarità nella gestione. Il 2019 si apre con una potenziale mazzata per reti e consulenti. La nuova normativa, la MiFID 2, imporrà a società di gestione e imprese di investimento un onere informativo maggiore alla clientela.
una disclosure sugli oneri per rendere evidente quanto questi incidano sul rendimento. Dovranno poi essere evidenziati i costi per l'importo assoluto in euro, compresi quanto ricevuto come incentivo. I costi sono una questione rilevante quando si parla di rendimenti dei fondi. Se sono alti, possono mangiarsi l'intero rendimento. L'intento è rendere più chiaro ai clienti il valore aggiunto del consulente e, nel caso, evidenziare la perdita subita dal proprio patrimonio per effetto dei costi di gestione. Per queste ragioni, molte società starebbero cercando di rivedere i costi dei propri prodotti, un incaglio in più al termine di un 2018 difficile per la borsa e il risparmio gestito, con i fondi azionari specializzati sul mercato di piazza affari che hanno perso da un minimo del 6% fino a un massimo del 24%. Sulla borsa di Milano si agita lo spettro di una tendenza al delisting. Secondo indiscrezioni, Salini in pregilo sarebbe pronta a fare le valigie per dirigersi verso Wall Street, mentre Luxottica, dopo il matrimonio con i francesi di Essilor, si sta avvicinando sempre di più al listino di Parigi. Si preparano a lasciare Piazza Affari anche il gruppo del lusso Damiani, Ceramiche Ricchetti, e Nice, società che produce sistemi di automazione per la casa, dopo l'addio del 3 dicembre scorso da parte dell'azienda di informatica veronese CAD.it. Tra i fattori a incidere su questo fenomeno ci potrebbe essere l'andamento negativo della borsa italiana nel 2018, penalizzata dall'incertezza politica e delle varie tensioni alimentate durante quasi tutto l'anno. Questo nonostante gli utili aziendali siano previsti in aumento. Il governo Conte si è posto l'obiettivo di raccogliere 950 milioni di euro dalle dismissioni di immobili pubblici. Le posizioni però attaccano e avanzano dubbi sulla possibilità di realizzare simili cifre su immobili già rimasti invenduti in precedenza, con il rischio per il mercato immobiliare di essere invaso da immobili pubblici a prezzo di saldo, con effetti depressivi sui prezzi del mercato privato. Da Assoimmobiliare però hanno espresso un giudizio positivo al complesso di norme sul mattone varate dall'ultima legge di bilancio. Intanto, secondo uno studio di Cassis Bank e dell'Università di Parma, due gestori di fondi immobiliari su tre si dice non preoccupato per la fine del quantitative easing. Il settore dipenderà non solo dai tassi di interesse decisi dalla BCE, ma anche a quelli conseguenti al sentiment del mercato. Come sempre, finanzaoperativa.com ci offre il consiglio del giorno, quest'oggi su Generali, accumulate per banca Akros con target price di 17 euro in scia al consolidamento sul mercato assicurativo indiano. Ora vediamo i top e i flop di giornata. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. Al top abbiamo un fondo di Hedge Invest Sibilla Macro al più 8,39%. Il flop di giornata invece è un fondo di Candriam Quant Equities che perde il 6,96%. Qui è tutto da Blue Rating News, come sempre un augurio a tutti di un buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com